Eroe della patria, compromesso con il nazismo, figura controversa quella di Stepan Bandera, di cui ieri, 1° gennaio, migliaia di nazionalisti ucraini hanno celebrato l'anniversario della nascita 105 anni fa. Più di 15.000 persone hanno marciato per le strade di Kiev in una manifestazione in cui spiccavano le bandiere di Svoboda, il partito nazionalista che sta giocando un ruolo chiave nelle proteste contro il presidente Viktor Yanukovych. Sin dal 2006 Svoboda celebra il 1° gennaio per diffondere e celebrare le sue idee, idee molto chiare. Ucraina paese indipendente, madre patria in mano agli ucraini. Ідеї прості: жити в незалежній українській демократичній державі, де українці будуть господарями на своїй Богом даній землі. Il nazionalismo non ha niente a che fare col nazismo e nemmeno col fascismo. Ecco perché queste marce sono servite a farla finita con le orribili storie raccontate dai comunisti e dalla polizia segreta, dice un altro manifestante. НКВДшні пропагандистські страшилки. Durante la marcia a Kiev, al grido di «L'Ucraina prima di tutto» e «Bandera riporta l'ordine», alcuni manifestanti hanno indossato le divise del battaglione ucraino dell'esercito tedesco fondato da Bandera nel 1939.